Andiamo nel 1863. Perché? Ho aperto un passaggio segreto. Sistema di accensione automatico attivato. Come? Me lo sono solo immaginato o quella testa ha detto qualcosa? Ma parlano qualcosa? Come le teste Niente di Futurama affatto. Meno male. Ma guarda che parlano, Skinny. Come pretendi che possa parlare a delle ma teste in salamoia? Ma parlano. E questo non sapevo come chiamarlo, che cos'è. Ho la vaga impressione che qualcuno qui avesse perso l'ispirazione. Uno, sortilegge. Si può leggere. Come maledire vostra suocera e vivere felici. Sta funzionando. Oddio, ma Johnny Bravo, avevo ragione. Grazie, essere abbracciato. Anelli. Cosa? Che è successo? Oh no, aspetta, ma è tipo l'anello... È l'anello quello di Mordor! Ciao a tutti da Carinel! Allora diamo del buono e prendiamo il premio. Ho vinto un buono alla giostra. Che premi ci può dare? Scegli un premio a piacere. Posso scegliere? Qualsiasi cosa? Qualsiasi cosa. Oh! Cavolo, le voglio tutte. Allora, considerando che in questo gioco ci sono un sacco di alieni, io punterei la cartuccia del videogioco di E.T. per l'Atari. La cartuccia del videogioco è E.T. per Atari. Ho finito l'ultima disponibile. Cavolo, non era quello. Poco male. Okay. Tanto è il gioco più brutto della storia. Ma come? Sei fortunato. Posso darti questo? Ah, mi ha dato però achievement per gioco videogioco di sempre. Ma come? Però mi ha dato un regalo scelto da lei. Che cos'è? Diamo un'occhiata. Com'è possibile che tutta questa roba stesse dentro un pacchetto tanto piccolo? Oh, uno starter kit del metallaro? Yeah, metallo! E una video musicassetta. Allora, questo lo possiamo indossare? No? Peccato. La cassetta forse potrei provare ad ascoltarla dentro la gru, perché ho visto che c'era un alloggiamento per le cassette. In realtà però non era per le videocassette, ma solo per le musicassette, ma forse basta. Proviamo a vedere. A parte che c'è una televisione, proviamo... Secondo me funziona. Che cos'è? Un concerto? Figo questo pezzo, non lo conoscevo. Peccato non sapere il titolo. Non hai Shazam, effettivamente non hai un... Non hai un telefono. Ma questo premio è così inutile? Avevamo visto in un filmato che era arrivato finalmente il pacco allo scienziato, quindi io proverei a tornare lì. Sembra che quel pezzo sia arrivato finalmente. Ecco, infatti, proviamo a parlargli. Funziona tutto adesso? Il corriere si è fatto desiderare non poco, ma il carburatore era perfetto. A posto, quindi adesso funziona. Come cavia per testarla, allora? Intanto sei già morto. Hai idea dei possibili effetti collaterali? Non c'è problema, non preoccuparti. Temporali, impossibilità di ritorno. Ok, questo forse è un problema. Con la propria madre. Possibile annichilazione, mutazioni cromosomiche. Potrei continuare. Diciamo che non ho nulla da perdere. No, non abbiamo più niente da perdere ormai. Allora, c'è solo un piccolo problema. Quale? Ho finito il plutonio. Ma noi ce l'abbiamo? Un paio di giorni prima che il mio ricettatore. Cioè, scusatemi, lui ha un ricettatore di fiducia che gli procura il plutonio. Dovrai aspettare. È tutto normale. Ripasso più tardi. Non ripassiamo più tardi, perché noi ce l'abbiamo qua il plutonio. È meglio che senta lo scienziato prima di lanciarmi in strani esperimenti. Ok, devo darglielo a lui. Va bene. Per Tieni. Caso questa può interessarti? Dove l'hai trovata? Così, in giro. Ok, ok. Versane esattamente 3 millilitri per ogni dozzina di anni a ritroso. Ah, aggiungi, devo ricordarmi questa cosa? 2 millilitri per avviare la macchina. Oh, ok. E un millilitro ogni mezz'ora di tempo reale di utilizzo. Sì, il più preciso possibile. Sì. Ok, nessun problema. La macchina si avvierà non appena. Io non mi ricorderò mai i millilitri. La data di destinazione nell'apposito quadrante. Evita i viaggi nel futuro. Il processo sfrutta in parte il campo geomagnetico terrestre ed eventuali alterazioni potrebbero impedirti okay. di Ok. Eviterò. Che non puoi saltare da un'epoca all'altra. Ogni volta sei obbligato a tornare al presente. Ne hai ancora molto? Le porte sono automatiche.
quindi resta nei dintorni. Qualche animale potrebbe entrarci per sbaglio e tornare al posto tuo. Che bella idea per le porte automatiche. Di stare attento a non interferire mai con il continuo. Mi sa che qualche cavolata la faremo di sicuro. Se è tutto quello che ti pare. Quanto plutonio ha detto che dovevo versare di preciso? Oddio. Beh, abbonderò. Cosa vuoi che accada? Come? Ma ce lo versi tutto direttamente, ok. Abbiamo una cosa di plutonio vuota adesso. Yeah! Yeah! Entriamo. Dobbiamo andare nel 1863? Ok, andiamo nel 1863. Perché? Non so se c'era da inserire un'altra data, ma... me l'ha lasciato fa... Perché siamo in bianco e nero, tra l'altro? No, c'è un uomo di Togepi, c'è Jumanji! Ci sono... vabbè, una rete con i pesci, questo è Manè. Oddio. Ok, un castello di sabbia molto bello. Jumanji, puoi prendere Jumanji. Un gioco che sa trasportarti, questo mondo vuol lasciare. Bellissimo. Di certo la vita all'interno dell'armadio non è facile, ma in ogni caso la preferisco a quella della giungla. Non hai tutti i torti, però io voglio Sarai giocarci. Sarei quasi tentato da lasciarti il primo lancio di dadi. Ok, fammelo fare. Non vuole, peccato. L'uovo di Togepi non lo posso prendere. I pesci sì. Mi sembra di vedere qualcosa che luccica nella rete. Oh! E ti ci tuffi dentro, scusami? Ma che... Mi sta bene. La prossima volta sarà il caso che mi faccia gli affari miei. Ma che è successo? Ma non puoi provare a prendere la cosa che luccica? Va bene prenderlo fresco, ma così è un tantino esagerato. Non puoi prenderlo? Non sono mai stato un grande amante della pesca. Ok, non mi è chiaro a cosa sia servito tutto ciò, però... ok. Purtroppo non ero un granché in storia dell'arte. Non sei un granché in niente, Skinny. Stavi dipingendo due navi in mare aperto, forse durante uno scontro. Parliamoci. Buon Dio, chi va là di grazia? Il mio nome è Manny Calavera. Oh giusto, lui ci vede sì, come scheletro. Insomma, sono l'oscuro mietitore. Non era mia intenzione spaventarla, signor Manè. La sua fama la precede. Oddio. Lei mi lusinga. Ora basta con i convenevoli, non sono qui per questo. Immagino che sia giunta la lunga. Oh poverino. Corretto, ma non del tutto esatto. Potrei darle una seconda possibilità. Ma perché qualsiasi stiamo facendo cosa, questo, Manè? Ma mi risparmi la vita, la prego. Mi aggiunga nel suo quadro, allora. In mare. Possibilmente in grande e ben visibile. E per quello che il quadro ma in casa aveva Skinny dentro. Sarebbe tutto fuori proporzione. No! Senza contare che... Vi ricordate il quadro? Se riesco vi inserisco una clip qui. Devo forse prenderlo per un no? Mi perdoni, triste mietitore. Sarà accontentato. Achievement, irruzione nell'arte. Ma tutto questo cosa mi è servito? Onestamente non so cos'altro io debba fare qui, né perché io sia venuta qui. Ma tornerei nel presente. Tutto qui? Ehi, salve, io sarei andato indietro nel tempo. E ora? Vi confesso di essere andata a cercare le soluzioni perché ero completamente bloccata. Ho letto che bisogna andare a inserire il papillon sulla tomba di Stan e la cravatta sulla tomba di Oliver, tipo staglio olio. Perché c'è anche il simbolino effettivamente sulla tomba, ora che me lo fanno notare, ma io questa cosa non l'avevo vista. Quindi, cravatta qui e il papillon, eccolo qua. E questo cosa mi serve? Ho aperto un passaggio segreto. Ok, entriamo. La fiaccola. Sì, o i fiammiferi. Sistema di accensione automatico attivato. Come? È una tomba meccanizzata. Che cavolo è quella cosa? Cosa? Oh, ci sono troppe cose che non hanno senso. Un hamburger che salta su e giù, teste in salamoia. Non sapevo come chiamarlo. Ma cosa? Iniziamo a guardare le teste in salamoia. Che brutti ceffi. Parla per te. Me lo sono solo immaginato o quella testa ha detto qualcosa? Ma parlano qualcosa? Come le teste Niente di Futurama affatto. Meno male.
Per un attimo credevo di essere impazzito. Ma guarda che parlano, Skinny! Come pretendi che possa parlare a delle teste in salamoia? Ma parlano! Devono aver pronunciato le loro ultime parole. Ma ti giuro che stavano parlando! Peccato non valga lo stesso per te. Tutto questo puntare e cliccare mi stressa. Devo assolutamente prendermi una vacanza prima o poi. Ma no! E questo non sapevo come chiamarlo, che cos'è? Ho la vaga impressione che qualcuno qui avesse perso l'ispirazione. Oh, ci posso parlare? Non sapevo come chiamarlo, dico bene? È il tuo nome? Come chiamare cosa? Te, è il tuo nome. No, io non ho un nome. Forse proprio perché i tuoi genitori non sapevano come chiamarti. Non capisce. Forse. Ma poverino. È il tuo nome. Io ho già detto che non mi chiamo così. Ci rimane male. Dovresti proprio rimetterti in forma. Sei incastrato. Forse perché non riesci neppure a uscire dal tuo loculo? Ma lui ci sta bene. Messo a dieta. Non tocco una pizza da settimane. Ah, beh, se non mangi la pizza. L'ultima volta ha divorato anche il fattorino. A parte che chi è che ha parlato e poi... Oddio, ha mangiato un fattorino. Che ti è successo al braccio? Avevo troppa fame e gli ho dato un morso. Porca miseria! Deve aver fatto un male cane. Però era buono. Non credo. Mi pare di capire che sei un cannibale. Non faccio pare anche me. Differenza quando c'è di mezzo il cibo. Ah, beh, effettivamente quando è cibo, non eh. Non intendi mica provare a mangiare anche nah, me. Tu sei solo uno scheletro. Sono tutti come te a quest'ora. Sei morto di fame da un pezzo. Penso pure io. In effetti hai ragione. Vado a fare 4 passi in giro. Magari raggiungimi più tardi, ok? No, non lo sfottere. Guarda che faccia. Targa antica 1861. Dovremmo andare in quell'anno, mi sa. 1861. Abbastanza autoesplicativo, direi. Io proverei poi andare... Oh, l'ho presa! Qua c'è un libro di magia nera. Magia nera ad uso e consumo quotidiano. Chiaro. Ci sarà un motivo se è rimasto lì per così tanti anni senza che nessuno l'abbia preso. Perché nessuno l'aveva ancora scoperto, Skinny. Oh! Capitolo 1. Sortileggi. Si può leggere? Come maledire vostra suocera e vivere felici. Ma catturate cosa? Un animale selvatico a cui associare la vittima. L'80% dei lettori sceglie un rospo o una serpe. Aspettate la mezzanotte e il chiaro di luna per battezzare l'animale col suo nome. Liberate vostra suocera, cioè l'animale, in aperta campagna. La vostra amata mammina acquisita avrà così perso l'uso della parola. Rimuovete i tappi dalle orecchie e gustatevi il rinnovato silenzio. Prendete appunti, bambini. Factum. Purtroppo il suddetto sortileggio non è efficace anche su mogli e mariti. Capitolo 2. Sedute spiritiche. Come soddisfare il vostro complesso di Edipo anche se vostra madre vi ha lasciato? Sedete okay. attorno a un tavolino con altre persone che intendono comunicare con la vostra defunta madre. Evitate quindi vostra moglie. Accendete una candela di cera al centro del tavolo. Create un cerchio tenendovi per mano o toccandovi con i mignoli. A questo punto chiudete gli occhi e invitate a voi il defunto. Mm-hmm. Alcuni defunti non amano comunicare verbalmente. Preparate quindi un mezzo alternativo come penne o macchine da scrivere. Achtung! Ricordate sempre di non inimicarvi il defunto se intendete comunicare nuovamente con lui. Ma soprattutto di non inimicarvi vostra moglie. Ma che razza di rituali sono? Ma che consigli sono? Le pratiche voodoo Capitolo ci servono, perché a noi non ha funzionato piantare lo spillone. Dei bulli della scuola restando a distanza di Sentiamo sicurezza. Cosa manca. Recuperate dei campioni di capelli o unghie del bullo in questione e fissateli a un omino di pezza. E questo l'abbiamo fatto. Posizionate quindi la bambola voodoo al centro di un pentacolo. Chiudete gli occhi e il pentacolo in discarica. Immaginarlo con la testa immersa nella tazza aumenta le probabilità di riuscita. Perfetto, ho capito cosa dobbiamo fare. La bambola assumerà i connotati della vittima designata. Procuratevi dunque un ago o degli spilli per colpire la bambola voodoo. Godetevi la vostra vendetta. Achtung. Questo è stato molto utile. Muovendo arti o testa, tenere fuori dalla portata dei bambini. I filtri Capitolo d'amore? 4. Filtri d'amore. Come uscire dalla friend zone e ovviare alle ordinanze restrittive. Procuratevi una fotografia della vostra futura metà. Non dovreste avere problemi dopo tanti anni di stalking. Immergete dei fiori di rosa e chiodi di garofano in una soluzione di acqua piovana e vino rosso. Sembra così Mettete attendibile. Quindi il composto sul fuoco fino a portarlo a ebollizione. Una volta raffreddato, bevete il filtro d'amore così ultimato. Attendete Funzionerà sicuro? Comodamente a casa il suo arrivo. Achtung! Ricordatevi di adottare sempre le dovute precauzioni. È stato bello ed entusiasmante, Skinny, però penso che per ora possiamo finirla così con la magia nera. Il mostro marino? Non si può certo dire che si vivessero tempi tranquilli nell'oceano profondo. Quello là chi è? Puoi parlare Posso col mostro? Posso suggerire un bravo estetista, se mi è permesso? Ma poverino! Qua, allora, c'è un tizio a cavallo di... il teschio di un mammut. Tutto molto normale. Ah, uno zombie! Che è vero, eleganza. Il cervello a vista.
Oddio, puzzo? Ma cos'è questa puzza? Perché puzzo? Devi assolutamente fare un bel bagno. Prendi. Ma perché puzzo? Mi ha dato il sapone è quello per il ciccione del bagno. Posso ancora parlargli? No? Possicino, ascolta. Possicino. Potremmo parlare quando avrei smesso di puzzare in quel modo. Ah, va bene. Mi devo andare a lavare e poi ritorno. Ok, intanto un paio di cose da fare le ho capite, quindi possiamo tranquillamente proseguire. Io spero vivamente che non si sia ripreso dallo svenimento il proprietario della discarica, perché sennò potrebbe essere un problema fare il rituale sul pentacolo. Ma per fortuna è ancora lì svenuto, quindi possiamo prendere la bambola V2 e metterla sul pentacolo. Stando al libro di magia nera, quindi dovrebbe attivarsi, okay, la bambola V2. Pensieri negativi. Vai Skinny, facci vedere tutta la tua potenza magica. Sta funzionando. Wow. Niente di più semplice. Tutto merito della facilità con cui riverso il mio odio gratuito. Sì, questa è una cosa che ti riesce molto bene già dall'inizio del gioco. Fantastico. Ora che abbiamo la bambola voodoo funzionante, io proverei a usare lo spillone sulla bambola voodoo. Forse è il caso di rimanere a debita distanza dalla camera. Ok, stando qua sotto, proviamo a mettere lo spillone sulla bambola. Speriamo solo che questa sia la volta buona. Ok, adesso dovrebbe funzionare. Oddio, ma Johnny, bravo, avevo ragione! Oh mio Dio! No, vabbè, non ci credo. Beh, ok, questo è stato molto utile. Ora possiamo entrare nella stanza. Aspetta. Oh, sì, ok, c'è Chucky qui, c'è il mostro sotto il letto. Ah no, è l'amante nascosto, ok. Questo non commenterò che cos'è, bambini. Questo è il coniglio. Oddio, ci sono palloncini in giro. Iniziamo dalla parrucca. Certe volte la cosa migliore da fare è non porsi domande. Giusto. Sarebbe anche in tinta con il colore della felpa. Prendila allora, ti può stare bene, Skinny. Scherzando, scordatelo. E dai, usala. Sono disposto ad indossare giusto le orecchie di Topolino, come da obblighi contrattuali. Dico bene, sviluppatori? Ok, Chucky. La grandezza naturale fa persino più paura. Non posso che darti ragione. Temo più il contrario. Sì, sarebbe lui a prendere te. Mi piace essere abbracciato. Ok, forse non è una buona idea. Che bello il tappeto con la zebra. Questo lo posso indossare? Ma che schifo! C'era scritto che si poteva fare! Il lenzuolo? Ora si spiegano le corna da toro. Ho preso il lenzuolo. L'amante? Cosa ci fa lì? Esiste ancora qualcuno che si ostina a giocare a nascondino? Certa gente non vuol proprio crescere. Non credo sia proprio quello il punto. Che ci fai nascosto lì sotto? Come dire... Potrei essermi cacciato in guai seri. E di preciso chi ti starebbe cercando? Questa il marito? Stanza è un continuo via vai di coppiette. A dire il vero, un po' tutti. Ma pure! Diciamo che negli ultimi tempi ho combinato qualche casino di troppo. Ma complimenti, bravissimo! Hai tutta la mia stima. Oddio questo. L'ennesima dimostrazione del grande ascendente dei coniglietti nei confronti del gentil sesso. Sì, d'accordo, ma lo Tieni dobbiamo prendere? Colori. Dobbiamo usarlo? No, spegnilo. Ok. Anelli. Cosa? Che è successo? Stavo scherzando, non è ancora giunta la mia ora. Oh mio Dio, no, perché ho usato gli anelli e quindi tipo il matrimonio è la tomba de... Oh, un achievement, non ho visto il titolo, però vabbè, non importa. No, vabbè, ma dai. Sembrerebbero due fedi nuziali. Ok, prendile. Le abbiamo prese. All'interno di una delle due fedi sono incisi degli strani segni. Però non si riescono a leggere. Oh no, aspetta, ma è tipo l'anello... È l'anello quello di Mordor! Credo di aver visto tutto in questa stanza. Io continuo a non capire però perché non riesco a dare il bagno schiuma. E se provo a darlo direttamente alla porta? Per caso ti serve dell'altro bagno schiuma? Sì, così funziona. È un flacone. Potrebbe sentirci. Va bene, entra pure. Ok, possiamo finalmente entrare nel bagno. Posalo pure sulla pensilina della vasca. Cosa sta succedendo qui dentro?
Aspetta. Sono un idiota, cioè, rasoio fai da te. Oddio, si è ucciso. Qua c'era un pesce che saltava questo. Oh, cosa? Lava le tue mani nella teca dei piranha. C'è un naso che perde. Wait. Iniziamo dal rasoio fai da te. E io che pensavo che tu fossi l'unico con un quoziente intellettivo. Ma Skinny, smettila di prendertela con me. Cosa ho fatto di male? Non voglio rischiare di scheggiarmi le falangi. Lo puoi usare? Con piacere, che ci tieni proprio a difendere il tuo primato. No, di stupidità. In realtà volevo farti del male per vendicarmi. La saponetta. Questa si può prendere, forse. Per una corretta igiene personale. Non venire mai meno alla propria igiene personale. Mi sembra una buona regola. Non starai pensando a strani giochini, vero? No, voglio farti prendere la saponetta. Sarebbe una cattiva idea, ma prima ho cose più urgenti a cui pensare. Va bene. Il gabinetto? La vendetta di milioni di pesci rossi scaricati disumanamente nel water. Giusto. Non lo puoi prendere. Non mi sembra il caso di rimetterlo in una boccia di vetro. Ah beh, invece sta meglio in un gabinetto. Perché non ti ci siedi tu sopra? Queste foto? Ah, sono dei selfie. Di il chi? Metodo infallibile per attirare like sui social network. Le puoi prendere. Magari tu sei abituato, ma certe pratiche da maniaco sessuale non è da maniaco, possono servire. Usale. Diciamo che la mia anima non è l'unica cosa di cui mi ha privato la morte. Ok, apriamo il coso. Ah, lo struccante. Come perdere la propria bellezza nel giro di 30 secondi. Che cattiveria, dai. Prendilo. Abbiamo lo struccante. Non credo ci sia altro qui dentro. Sali? Qualcuno dovrebbe proprio dirgli di non usare tutti quei sali. Ma perché? Se vuole usarli può usarli. È meglio lasciarlo al suo posto. Ok, li posso usare? Ti sembra il momento? Sì. Bruce? Chi è? Aspetta, un'avventura sulla terra. ETP extra toilet paper. Oh. Beh, è impermeabile, lo è di sicuro. Aspetta, devo tipo aprirlo. Di certo non prima che abbia finito col suo bagno. Magari quando va sotto. Ecco, tipo adesso. Di certo non sarebbe perfetto per imballare l'armadio. Posso girare? Non sarebbe molto cortese scaricare l'acqua mentre sta ancora facendo il bagno? Sì, però magari mentre va giù. Mi sfugge questa cosa. Ma tipo con lui. Il character designer di questo videogioco deve essere leggermente fissato con i personaggi robusti. Io non ci avevo pensato, ma effettivamente hai ragione. Qui dentro. Provo a parlare con lui. Un po' di meritato riposo. Lavoro come guardiana al museo cittadino. Non ah, c'è anche il museo. Spesso occasioni come queste. Per mia fortuna. Cosa lavarti? Odio Halloween e si è offerto di sostituirmi. Ah, ottimo. È davvero necessario che ci sia un guardiano al museo anche la notte di Halloween? Quello che ho detto anche io al sindacato. Ma credi mi abbiano dato ascolto? Sì, ma anche di notte è aperto il museo. È per sdebitarmi del bagno schiuma. Ah, cosa c'è da? È un po' bagnaticcio. Non voglio nemmeno sapere dove lo tenessi. Infatti, che schifo. Cosa c'è da? Un pass per il museo? Il museo è chiuso al pubblico. Ma puoi entrare con questo pass qualora ti trovassi a passare da quelle parti. Nel caso, fammi sapere se quel nanerottolo ha tutto sotto controllo. Ok, va bene. Ci andrei subito, però... Voglio prima comunicare a Frankenstein che gli abbiamo liberato la camera. Quarterback, ho una buona notizia cosa per te. Cosa vuoi? La camera da letto è libera. La camera da letto al piano di sopra è libera, come promesso. Guarda com'è contenta lei. Chiamo subito la banda. State come la banda? Fermo, immobile. Cosa? Cosa sta... Prendi con i ragazzi e andate alla discarica. Non interessami di cosa che facete. Non mi farmi perdere tempo. Beh, ha mantenuto comunque la tutto sua parola. Tutto risolvuto. Ora vai. Stanza zompa zompa pronta. Ottimo, adesso quindi questi tizi mi aiuteranno a trasportare wow, il... non riuscivano più a trattenersi. No, infatti. Mi aiuteranno a trasportare l'armadio, però... Forse non so ancora dove.